Questo video è offerto da Fabio Caserta. Oggi tutti quanti attendevano la prova d'orgoglio, questa prova sul campo c'è stata, tanta grinta, tanta cattiveria, però se mi sono dei errori difensivi che rovinano una prestazione che poteva essere migliore. Ma gli errori, diciamo che siamo qui a parlare sempre dall'inizio dell'anno dei soliti errori che facciamo durante la partita. Purtroppo volevamo regalare almeno questa vittoria ai nostri tifosi. Abbiamo fatto una partita secondo me degna, alla fine non si è riusciti a portare a casa 3 punti che per la classifica sicuramente non contano, però per i nostri tifosi volevamo regalare in questo campionato per noi da cancellare almeno un pizzico di gioia. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta, pazienza. Fabio, resta una doppietta spettacolare ovviamente per estetica, ma soprattutto anche importante sotto il profilo individuale, c'è stata una dedica speciale? Sì, ci tenevo a fare gol per dedicarlo a mio fratello, il gol è venuto nel derby, sono più contento anche, diciamo ieri ha fatto il compleanno mia figlia, erano un po' le dediche da fare, però sono contento e oltre a loro voglio dedicare il gol a mia mamma, alle mie sorelle, mio fratello che in questi momenti abbiamo trascorso sicuramente dei bellissimi momenti, dedico il gol a loro e soprattutto a mio fratello. Dell'Avellino, impressione sull'Avellino? Ma è una squadra quadrata, sta facendo un ottimo campionato, è normale che adesso nel girone di ritorno qualcosa concede, però sappiamo tutti che è una neopromossa, dal mio punto di vista sta facendo un grande campionato, un calo fisico, un calo di risultati durante l'annata ci sta, penso che i tifosi dell'Avellino devono essere contenti del campionato che sta disputando la propria squadra. Fabio, ultima domanda, la Juve Stabia ha confermato questa sera che è capace di trovare in se stesso l'orgoglio giusto per mettere in difficoltà formazioni ovviamente in classifica molto molto più avanti. Cosa è mancato in precedenza? Perché spesso e volentieri questa determinazione è mancata. È mancata la rabbia calcistica. Noi mi fa rabbia ancora di più pensare che in questo campionato, secondo me negli ultimi anni il campionato sarebbe mediocre. Non si è riusciti a fare un campionato degno. L'unico rammarico mio è questo, perché giocando come abbiamo fatto oggi in altre partite potevamo, non dico stare nelle prime posizioni, però con la squadra che ha dimostrato che sicuramente non l'ha dimostrato sul campo, perché alla fine i punti sono quelli e qualche motivo ci sarà. Però ripeto, la rabbia mia è che quest'anno potevamo fare un bel campionato, divertirci noi e divertire il pubblico e non siamo stati capaci. E purtroppo l'unica cosa che veramente mi fastidisce è questo. Calcio è anche questo, dobbiamo prenderne atto e purtroppo dobbiamo guardare avanti. Adesso dobbiamo gettare diciamo, le basi per riniziare il prossimo anno. Innanzitutto finire questo campionato con dignità e poi cercare di organizzarci e ripartire al prossimo anno.